Ciao a tutti ragazzi, qui è Giuadre Santa e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio, con la nuova serie tra virgolette che stiamo portando in questi giorni sul canale. Dopo il video con il Milan, oggi siamo qui con la Fiorentina. Una squadra veramente molto molto particolare e molto 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 forte. In questo momento ancora non vedete la squadra perché vedete tutta quanta la classifica qui aggiornata nello schermo. Una Fiorentina che può tranquillamente ambire secondo me a fare 70-75 punti, anche se il gioco magari ci aiuta un po', questa Fiorentina può addirittura forse battere il Milan, non lo so, ma la squadra che abbiamo creato è veramente veramente forte. Togliamo la classifica dalla schermata e andiamo subito a vedere la squadra della Fiorentina. Daniele De Viola è il grandissimo allenatore, lo vedete anche lì inquadrato, un bel viso, una bella capigliatura, ma questo non importa perché quello che a noi interessa è il modo in cui andremo a giocare questa stagione, perché questa signori è la Fiorentina 4-3-1-2. Dragowski in porta, giocatore che ovviamente ci sta, è forse uno dei pochi che si salva della Fiorentina attuale. Florenzi a destra, Pezzella lì, il secondo che è stato confermato oltre a portiere. Thiago Silva di fianco a Pezzella, Alonso a sinistra. Difesa veramente molto molto buona. A centrocampo abbiamo Paquetà, Bonaventura e De Paul, che presi singolarmente sono tutti giocatori che la Fiorentina può tranquillamente acquistare. Thiago Silva è praticamente in scadenza, quindi si può prendere. Alonso anche è stato accostato visto che lascia il Chelsea, quindi tutti questi giocatori che praticamente abbiamo elencato fino ad adesso si possono prendere se presi singolarmente. Come ci ho ucciso signori, ci ho messo Nainggolan non si sa che fine farà, è stato accostato anche alla Fiorentina e quindi l'ho messo lì. Nainggolan dietro le punte, Thuram e Belotti. Belotti difficilmente lascerà la Fiorentina, anzi lascerà il Torino, però è stato accostato anche se lievemente a questa squadra e l'ho messo lì titolare. Ovviamente ho cercato di cambiare il più possibile per rendere questa serie sensata, in modo tale da andare a vedere una possibile Fiorentina dell'anno prossimo, comunque una Fiorentina che ha acquistato praticamente tutti quanti i giocatori che ha puntato. Guardiamo la panchina perché ci sono altri giocatori molto molto interessanti che vale la pena nominare. Cutrone purtroppo non l'ho potuto mettere titolare perché ho dato precedenza a Thuram e Belotti che sono nuovi, però cavolo, anche un attacco Belotti-Cutrone oppure Thuram-Cutrone potrebbe tranquillamente starci. Abbiamo poi altri giocatori interessanti, Kwame signori già acquistato ovviamente, Boga, altro giocatore che è stato accostato alla Fiorentina anche se difficilmente lascia Sassuolo, però la Fiorentina è una delle squadre interessanti diciamo al giocatore. E questa qui invece signori è la squadra tra virgolette delle riserve, quindi i giocatori che non vedranno mai il campo neanche una volta nella vita. Questa comunque è la Fiorentina definitiva, la Fiorentina che andrà a giocare questa stagione, che proverà ad avvicinarsi il più possibile ai punti fatti dal Milan. Non è male come squadra, non è assolutamente male, sono contento di quello che siamo riusciti a fare ragionando un po' su tutti i nomi accostati. L'unico punto debole è il portiere, 75 di overall, ma abbiamo la fortuna di avere un budget abbastanza elevato perché mettendo tutti questi nuovi giocatori il budget degli stipendi si è alzato, quindi se lo andiamo praticamente a bilanciare abbiamo circa 40-41 milioni per poter prendere un bel portiere. Tra i tanti portieri che possiamo prendere abbiamo già selezionato Samir Handanovic, giocatore che ovviamente resterà all'Inter, ma vi ricordo che l'acquisto extra che facciamo è solo uno, massimo due, proprio se la squadra è messa male, ma questa Fiorentina è messa veramente bene, che appunto acquisto che non c'entra niente con le voci di mercato. Questo è l'acquisto extra per dare un pizzico in più alla squadra che stiamo utilizzando. Contattiamo subito l'Inter, valore 26 milioni che va appunto dai 32.9 ai 45.7. Dovremmo farcela, vediamo cosa ci dice l'Inter. Prima cosa decidiamo il tipo di accordo che vogliamo raggiungere. Ovviamente signori partiamo da un'offerta a base di 27 milioni. Vediamo un po' cosa ci dice l'Inter. Dovrebbero secondo me non accettare, infatti è così, 39. Possiamo tranquillamente accettare, però devo andare a vedere anche se qualcuno ha il contratto in scadenza, oppure anzi non il contratto in scadenza ma la clausola rescissoria alta che
ci consente appunto di avere questo rischio, clausola che va eliminata ovviamente. 30 milioni, niente, 37,7, ok, controfferta ragazzi, caliamo fino a 32,7, vediamo cosa ci dicono, bisogna anche fare lo stipendio che è abbastanza importante quello di Handanovic, 37 ancora, ragazzi faccio l'ultima controfferta a 35,5, se mi dicono di no si accettano i 37,7, loro hanno accettato, quindi preso Samir Handanovic, andiamo subito a fare il contratto. Ruolo ovviamente cruciale, cerchiamo ragazzi di far giocare Handanovic sempre, titolare fisso in ogni partita, 2 anni di contratto ovviamente, niente clausola rescissoria, per quanto riguarda lo stipendio lo facciamo noi, guadagna 110 all'Inter, noi confermiamo lo stipendio anche perché vi ricordo che non si può essere esonerati se si dà uno stipendio alto quando si acquista un giocatore, ma solo quando lo si rinnova. A questo punto Handanovic va in campo al posto di Dragonski, che ovviamente lascia il posto a un giocatore molto 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 forte e ci darà una mano in più in questa carriera. Tra l'altro signori, molti mi hanno detto che il portiere quando si simula incide veramente 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 tanto, quindi vediamo se Handanovic fa la differenza. Andiamo nella rosa a vedere se qualcuno ha una clausola che va eliminata. 13 milioni di clausola per Dragonski, ok, questa qui la possiamo anche mantenere perché tanto abbiamo Handanovic, quindi ci sta. Continuiamo a scendere per vedere se qualcun altro deve essere rinnovato. Per adesso nessun giocatore ha la clausola rescissoria e infatti concludiamo con 0 clausole inserite all'interno della squadra oltre al portiere. Perfetto, a questo punto non ci resta che andare a simulare. Vediamo un po' Daniele De Viola cosa riesce a fare, allenatore molto molto particolare. Abbiamo anche il torneo amichevole che ovviamente ci darà altri soldi che non andremo a spendere, e abbiamo solo il campionato, quindi un motivo in più per fare molto 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 bene. Sono molto fiducioso, simuliamo fino al 30 maggio e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. L'obiettivo, come ho detto prima, è avvicinarsi ai punti del Milan. Siamo arrivati signori alla fine del mese di maggio e attenzione perché abbiamo subito un colpo di scena. L'Atalanta è la squadra che abbiamo affrontato in finale di Coppa Italia e, come vi ho fatto vedere dalla classifica inizio video, nessuna delle squadre con cui appunto abbiamo fatto questa serie è arrivata in finale, quindi anche se la Fiorentina perde contro l'Atalanta è in testa alla classifica della Coppa Italia perché è la prima squadra che è arrivata almeno in finale. Fatto sta che possiamo andare a vedere subito perché abbiamo perso 1-0 con l'Atalanta. Porca di quella vacca, porca di quella miseria, cavolo. 1-0 secco con l'Atalanta in finale. Comunque, confermo quello che ho detto prima, l'Atalanta in testa alla classifica, anzi, la Fiorentina in testa alla classifica della Coppa Italia. Classifica che aggiorneremo a fine video. Andiamo a vedere però il campionato perché abbiamo fatto 2-1 con la Spal, 2-0 col Bologna, 2-2 con la Roma in trasferta molto molto bene, 1-1 ragazzi, doppia trasferta San Siro e poi all'Olimpico, 2 punti strappati, non è male ragazzi, non è per niente male. Poi vittoria con Lecce, vittoria col Torino, vittoria con il Verona, vittoria con il Cagliari e con il Parma vittoria 3-1. Porca di quella vacca ragazzi, porca di quella vacca. 1-1 con il Sassuolo, questi qui ragazzi sono quei punti che non vanno persi, porca vacca. Sconfitta con la Lazio, vittoria con il Brescia e poi in Coppa Italia siamo passati. Ok, va bene. Pareggio con l'Atalanta, vittoria col Milan, pareggio con l'Udinese, pareggio, vittoria con la Sampdoria e pareggio con la Juventus. Ragazzi, porca vacca. Questa è una Fiorentina che per me ha fatto più di 80 punti. Per me ne ha fatti più di 80, raga. Per me ne ha fatti più di 80. Comunque non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere la classifica, perché la Fiorentina ha fatto 81 punti in classifica, fuori dalla Champions League per un punto. Cavolo, forse la meritavamo la Champions. L'Inter sesta e la Roma settima. Che cavolo, che cavolo è successo? Incredibile però, 81 punti signori per questa Fiorentina. Complimenti, complimenti. L'obiettivo era arrivare in Champions, sì, qualifica della Champions League, però l'overall del mister è comunque abbastanza alto, segno che comunque il gioco ha capito il nostro ottimo percorso. Infortuno per Handanovic, infortuno per Thiago Silva. Cavolo, che peccato. A parte che le ultime partite di campionato le abbiamo vinte tutte, quindi se sono infortunati da poco comunque non hanno fatto la differenza. Andiamo a vedere la classifica dei capocannonieri, perché Cristiano ha fatto 25 gol, Milinkovic Savic 22, Lukaku 20, Dzeko 24, Diallo 18, Zapata 17. Ok, nessuno di... anzi no, c'è Belotti. Belotti è il nostro capocannoniere in campionato con 19 gol totali. Ok, andiamo a vedere la classifica però della serie A, perché la Juventus ha vinto. Sì, giustamente, mancava solo la Juve, era quella, però giusto farlo vedere. 104 punti con 95 gol fatti, 18 gol subiti, 0 sconfitte, 5 pareggi e 33 vittorie. Mamma mia, impressionante. Impressionante, impressionante anche la Lazio che ha fatto 97 punti, ragazzi, 97 punti. Mamma mia. Andiamo a vedere le statistiche ab rosa. Vediamo chi ha contribuito di più e chi ha contribuito di meno. 38 partite per Handanovic comunque, 28 in campionato, ne ha saltate 10 in campionato.
sono tante, porca di quella vacca. Comunque, 27 gol per Belotti, che ne ha fatti addirittura 7, anzi 6 nella Coppa Italia. Mamma mia, tanta roba ragazzi per Belotti. Comunque è il migliore di questa squadra. Turam, ottimo acquisto tra virgolette, 16 reti, 8 assist, anche lui molto molto bene. Nainggolan da CC, veramente molto molto buono, da COC anzi. E anche Paqueta da centrocampista centrale. Ha giocato, nonostante il ruolo un po' diverso tra virgolette, lui magari è un più COC o comunque poteva giocare anche lì al posto di Nainggolan, ma molto bene anche lui, 7 gol, 4 assist. De Paul, ha giocato poco De Paul, 6 reti e 3 assist. Alonso, 5 reti ragazzi per un terzino, sono veramente, veramente, veramente tanti. Anche i 6 assist e i 3 gol di Florenzi. Ok, questo è tutto. Cotone ha giocato poco, solo 2 gol in 10 partite. Bonaventura poteva fare meglio, 2 gol per un centrocampista centrale sono abbastanza pochi. Queste qui signori comunque sono le statistiche di tutti quanti i giocatori che potete vedere tranquillamente qui. Se siete interessati basta che fermate il video e vi vedete appunto il giocatore che vi interessa. Ultima cosa che voglio andare a vedere, così giusto per curiosità, chi è retrocesso e chi invece si è salvato. Perché in Serie B abbiamo l'Udinese, il Lecce e il Cagliari. Per poco ragazzi il Bologna si salva. Ok, questo è tutto. Questa qui è la classifica completa. Campionato veramente molto molto strano, con l'Inter sesta, come ho detto prima, e la Roma settima. A questo punto signori, io questo video lo termino qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa squadra. Fatemi sapere se vi piace. Fatemi sapere se avreste comunque cambiato qualche giocatore. Se magari secondo voi un altro nome ci poteva stare meglio rispetto a questi che ho messo io. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Fateci sapere anche qui sotto cosa ne pensate di questa performance della Fiorentina, perché da questo momento vedrete le classifiche aggiornate con la Fiorentina che in campionato fa 81 punti, quindi si aggiorna e scavalca il Benevento, ma non riesce a scavalcare il Milan. Però l'obiettivo è stato raggiunto, perché da inizio video che sto dicendo che l'obiettivo era quello di avvicinarsi ai punti del Milan, e l'abbiamo fatto. Ottimo cammino per la Fiorentina. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, sconfitta in finale, quindi è in testa alla classifica della Coppa Italia con la scritta finale praticamente, ok, che sta a significare finale persa. Se una squadra vince la Coppa Italia metteremo il nome della squadra e poi vinta, ok? Questo è tutto. Detto questo io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo domani con un prossimo video. Non so bene che video caricherò domani, però cercherò di attenere questa serie a un video un po' particolare, quindi ritorniamo con un nuovo video su questa serie tra praticamente 2 giorni. Io vi chiedo di lasciare un mi piace, vi chiedo di iscrivervi se ancora non siete iscritti. Io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo domani, bella!